Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E non sono pazza se mi sono trasformata momentaneamente nella principessa Leila, ma è perché semplicemente mi si è rotta la piastra per i boccoli, quindi insomma, bisogna escogitare dei nuovi trick per fare le acconciature. Quindi usciranno dei bellissimi boccoli della principessa Leila oggi. Cosa faremo in questo video? Mi preparerò, faremo il glow up della principessa Leila. Perché mi sto preparando? Perché devo andare fuori con le mie amiche e poi al sushi. Dopo 1000 mesi. E quindi ovviamente sono molto 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 presa bene. E quindi cosa faremo? Mi truccherò insieme a voi, vi farò vedere un bel make up. Vi porterò insieme nel mio makeover. Ricordatevi come sono ora? Con cosa iniziamo? Intanto iniziamo idratando la mia pelle super secca. Nessuno ha mai avuto una pelle più secca della mia, secondo me. Io uso questa crema Overnight Facial Lift di Dirty Works, penso si chiami, non lo so, la marca, boh. Comunque, è una crema notte, ma io avendo la pelle così secca, ho bisogno di creme consistenti, sempre. Sempre, perché sennò mi si squama la faccia, soprattutto in inverno. Continuiamo con la base, pre-base, perché io devo fare una mega base pre-base, altrimenti, appunto, come dicevo, mi si squama la faccia da quanto è secca. Quindi andremo con un paio di primer più la crema super idratante. Dunque, primo primer. Io uso questo primer da vera youtuber. Ora potete chiamarmi beauty influencer. Questo primer di Essence Prime più Studio Glow Boosting più Pore Minimizing. E insomma serve per illuminare e per minimizzare i pori. È quasi finito. Ma noi lo usiamo lo stesso. Quindi spalmiamo questo bel primer un po' dappertutto. Ok, andiamo con il secondo primer che è Pore Filler di NYX. E questo primer mi piace molto, però bisogna stare attenti a metterne poco perché altrimenti fa tipo una patina che poi quando ci vai a stendere il fondotinta tipo si toglie in stile pittura. Quindi non troppo, lo lavoro un po' tra le mani e me lo metto soprattutto nella zona T, dove ci sono più pori, almeno dove ne ho di più io, e ovviamente anche dove sono più secca. Quindi adesso che abbiamo illuminato con il primo abbiamo illuminato con il primo primer e tolto i pori con il secondo, possiamo iniziare la vera e propria base. Andiamo a usare questo fondotinta, sì, fondotinta di Maybelline Dream Matte Mousse con anche SPF 18. Bisogna sempre proteggere la pelle anche in inverno, come se io lo facessi sempre, non è vero, ma ci provo. E quindi andiamo a stendere questo fondotinta con questo pennello da fondotinta che però ha perso le scritte, quindi non so dirvi, però comunque è un bel pennello largo a setole molto fitte e andiamo a spalmare. Abbiamo finito di spalmare il fondotinta. Direi che siamo a posto quando sembriamo un po' dei panda o delle persone con molta poca salute. Magari dal video non sembra perché ho la luce sparata negli occhi del sole, ma è un po' così si vede, vedete? È molto divertente. Ora cosa facciamo? Andiamo a cancellare le ore di sonno perdute con il Conclear. Madonna, che inglesismi oggi. Oggi mi do gli inglesismi. Comunque, questo è il L'Oréal Paris Infallible More Than Conclear. Ottimo youtuber. Ottimo Conclear, correttore. Ce l'ho fatta, copre molto, è super mega coprente, quindi lo consiglio tutto sommato. È comunque uno dei miei preferiti. Bene, andiamo a stendere questo bel Conclear.
quando sembrate sparaflesciate va benissimo e quando avete recuperato tutte le ore di sonno perse. Guardate qua, che magia! Ah, e comunque l'ho steso con questo bellissimo pennello del Primark a forma di un po' sirena, carinissimo. Benissimo, bando alle ciance, cosa c'è come prossima cosa? Ah, dobbiamo settare il tutto, il bel mascherone. Con cosa lo settiamo? Lo settiamo con banana, baking powder, poudre de baking e di Revolution. Questo, ecco qui. Mi trovo molto bene, ma non riesco a usarlo con questo perché non so dove metterlo. Quindi l'ho trasferito dentro a questa bella boccetta che è troppo comodo. Comunque vado a stendere la cipria, sempre con un bel pennellone del Primark. E basta. Adesso che abbiamo settato il tutto, andiamo a fare un po' di occhi. Molto leggero, giusto per dare un po' di definizione. E andiamo con che cosa? Con questa bella palette di Pixi by Petra e andiamo ad utilizzare questo marroncino qua, molto carino. Ne prendo molto poco perché è molto molto pigmentato, cosa che, cioè, giustissima, io adoro, però insomma voglio un po' leggero. Vado con questo pennellino d'applicazione barra sfumatura, ne prendo un po', ma pochissimo. E lo metto qua, così. Ho già esagerato. Metto anche di qua. E lo vado a sfumare verso l'esterno. Così ci viene un bell'occhio allungato. Dopodiché, fatto questo, vado a mettere nella rima interna un po' di illuminante. Cioè, nella rima interna, ma cosa dico? Nella palpebra interna, qui, un po' di illuminante. Con un bel pennellino piccolo, trick. Ed è l'illuminante di Jeffree Star Ice Cold, uno dei migliori illuminanti che mi si siano mai stati regalati. Ne basta pochissimo e effetto wow. Quindi lo metto qui, lo spennello un po' dappertutto. Sì, non che si veda una meraviglia con questa luce. Non mi piace la luce naturale per fare i trucchi, non si capisce niente. Beh, a breve mi comprerò una ring light da vera youtuber, giustamente. Bene, dopo che abbiamo messo questo illuminante che io vedo ma voi no, andiamo a mettere nella rima inferiore un altro po' di questo bel ombretto marroncino aranciato. Top. E adesso prendiamo l'arma magica. L'arma magica che cos'è? Questa matita marrone, semplice matita marrone, della Rimmel London Soft Kohl Casual Eye Pencil. Io l'adoro e ci faccio un sacco di cose ultimamente. Deve essere bella appuntita. Cosa andiamo a fare? L'andremo a mettere qui per fare un po' l'occhio allungato, un po' cat eye, no? E andrò a tracciare una sorta di eyeliner, non deve essere estremamente preciso. La metto un po' dentro all'occhio, verso proprio l'inizio. E poi cosa facciamo? La andiamo a unire con la rima inferiore. Anche lì lo faccio molto corto, la wing da questa parte. Andiamo a fare la puntina esterna. Andiamo ad allungarla con questo mini pennellino super fine da eyeliner o sopracciglia comunque e la vado ad allungare verso l'alto sempre. La sfumo un po', ma leggermente verso l'alto. Faccio una bella riga lunga, ma comunque è una riga che è abbastanza sfumata, quindi non dà proprio quel colpo tipo eyeliner, no? Ora che abbiamo fatto tutta questa cosa qua, vado a usare sempre la stessa matita e la metto proprio all'attaccatura delle ciglia inferiori, da entrambi gli occhi, per dare un po' più definizione all'occhio.
con il trucco occhi siamo a posto. Vado a mettere, inizio a mettere un po' di mascara, perché dovete sapere che io faccio strati su strati, perché ho delle ciglia un po' bionde, un po' sottili, cioè un po' sfigate, ecco. E quindi insomma bisogna trovare il modo per renderle belle, che non è le ciglia finte, perché piango io con le ciglia finte, proprio Mari con il trucco che cola. Io come mascara utilizzo questo, il miglior mascara del mondo, se non l'avete mai provato dovete comprarlo, ed è Lash Princess di Essence. Abbiamo messo il primo strato di mascara e una persona nuova, decisamente. Il glow up di la principessa Leila sta iniziando ad avere un senso. Cosa facciamo ora? Iniziamo con lo sculpting e usiamo una bella palette di NYX, Highlight e Contour Pro Palette, e vado a fare sculpting con sempre il pennello della Sirena, però vedete è un po' più piattino per proprio andare dentro lo zigomo, e vado a usare questo qua, il più scuro. Sto facendo il contouring alla nuova maniera 2021, ovvero andando verso l'alto, non più solo zigomo, ma andando anche verso la tempia, così, che effettivamente lifta tutto quanto un po' di più. Adesso vado a fare un po' di contouring anche qua. Voglio che si veda bene la jawline, cioè, a me proprio la jawline piace tanto, tanto. Il mio bel mascellone. Molto leggero, ovviamente, che sennò sembra che abbiamo la barba. Ora faccio un contouring molto veloce al naso, ma proprio, cioè, senza precisione, giusto per rendere la punta un po' più sottile. Cosa facciamo? Mettiamo quintali di blush. Io uso questo qua di Kiko, della collezione Smart, molto normale, è un rosa, non so come definirlo, un rosa, fucsia quasi. Mi viene da ridere perché fino a qualche anno fa io e il blush eravamo proprio su due mondi paralleli, e io ero proprio una sorta di immagine in 2D di Flatlandia, con la faccia completamente senza tridimensionalità. Chissà cosa pensavo. La gioventù, direi. Bene, ne ho messo anche un po' sul naso per dare l'effetto un po' elfico, un po' raffreddore. E adesso la mia parte preferita, l'illuminante. Io per l'illuminante uso questo pennellino un po' così in discesa. Madonna, c'è proprio un vocabolario da maestro. Comunque così un po' tagliato e abbastanza fitto, perché prende bene tutte le polveri brillantose che vogliamo sulla nostra faccia. Uso sempre l'illuminante Ice Cold di Jeffree Star e vado a metterlo sugli zigomi. Prendo il pennellino che ho usato per qua l'interno della palpebra e lo vado a mettere sul naso. Adesso andiamo a fare le sopracciglia, e le faremo con sempre il pennellino che abbiamo usato per fare la riga qua allungante, e questo bel pottino, che è una cosa per le sopracciglia che ho comprato dal Primark. Il Primark Grandi Gioie. Direi che stiamo da Dio. Continuiamo con un'altra passata di mascara, la seconda. Cosa facciamo adesso? Facciamo un po' di labbra, cosa ne dite? E userò una tecnica un po' strana che uso ultimamente se mi voglio mettere il lucida labbra, perché avere il rossetto più lucida labbra è un gran pataccone, secondo me. Quindi cosa farò? Andrò a delineare giusto un pochino le labbra con questa matita che non so di che marca è, ma si chiama, è il color Toffee. E poi andrò a mettere questo lucida labbra di Kiko, 3D Hydra Lip Gloss numero 12. Bene, fatto questo, vedete come sono più definite, cioè sembrano anche più grandi. ASMR.
Bene, fatto questo, il look è completo. Cosa ne pensate? Ci vediamo dopo per il glow up finale e ciao! Eccoci qui tornati con il risultato finale dei boccoli della principessa Leila. Io direi che sono venuti più che bene, chiaramente dureranno poco, ma comunque bella piega. Direi non possiamo lamentarci. Nuova scoperta, nuovo trick, ditemi se vi è piaciuto. E basta, dai, direi che questo glow up è avvenuto con successo, sono molto soddisfatta. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e mi raccomando iscrivetevi. Iscrivetevi assolutamente per poi continuare a vedere i miei video che pubblicherò a brevissimo, super belli, non vedo l'ora e basta. Vi saluto e vado a mangiare il mio sushione. Ciao!